Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Verde Canavese. Oggi, in questa bellissima giornata, ci siamo spostati nel Basso Canavese per mostrarvi qualcosa di veramente inusuale, ovvero quella che era la più grande tenuta di allevamento dei cavalli dei Savoia, niente meno che la Mandria di Chivasso. E a scoprire con noi questo posto fantastico c'è Andrea Zavattaro che ci ospita. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Andrea, grazie. Allora, secondo me chi ci guarda si aspetta di trovare qualcosa tipo la Venaria Reale, Stupinigi, quindi un grande parco, una grande residenza reale, ma qua non mi sembra che sia proprio così. La Mandria di Chivasso, come hai detto tu bene prima, è stata costruita per allevare i cavalli del re. Quindi il re, diciamo che qua non c'è mai stato, non è stata una residenza nella quale soggiornavano i reali, ma era una proprietà della corona. Nella piazza principale, oggi piazza, all'epoca la corte principale, la corte d'onore, alle tue spalle c'è uno dei padiglioni, che è quello di Levante, alle mie spalle invece c'è il padiglione di Ponente. All'interno dei padiglioni risiedevano gli affittavoli piuttosto che le maestranze che utilizzavano e che conducevano soprattutto la tenuta che serviva ovviamente per allevare i cavalli del re. Tu mi dicevi che queste strutture qua molto più grandi erano ovviamente gli alloggi, ma le strutture più basse non erano quindi assolutamente delle stanze, erano strutture che servivano per... No, le altre strutture erano le strutture produttive, quelle vere e proprie dell'allevamento, che consistevano in scuderie, dalle scuderie speciali alle scuderie ordinarie, quindi con i cavalli che da puledro fino agli stalloni, piuttosto che le cavalle da riproduzione. Chi abita adesso ha fatto un adattamento successivo. Assolutamente sì, come la vediamo oggi è per la gran parte riadattata agli usi per lo più agricoli fatti nell'ultimo secolo, nel Novecento, da quelli che sono divenuti i proprietari degli immobili dopo i Savoia. Quindi ha comunque mantenuto una connotazione agricola, Mandria. Conduzione agricola sì, per la gran parte è rimasta. Ah, bene, allora io qua ovviamente capisco che i cavalli non entrino più. In realtà l'allevamento dei cavalli dei Savoia è durato pochissimo, praticamente 30 anni, no? 1769 fino all'arrivo di Napoleone e poi, come tutti i bei progetti italiani, è finito quasi subito. Esattamente, purtroppo sì, come col resto della storia d'Italia e della storia sabauda, molto spesso anche per le residenze sappiamo che effettivamente i progetti vengono un po' abbandonati. Adesso speriamo che questo riuso invece duri un po' di più. Beh, noi ce lo auguriamo, questo certamente. Adesso però, oltre alle parti rinnovate, so che ci sono delle parti che sono ancora intonse, originali. Sì, qualche porzione, esattamente come quando è stata costruita Mandria, la possiamo vedere adesso a casa di questi signori, che è una proprietà privata, e sono gli ex fienili, sopra le scuderie dei cavalli, ovviamente, che erano qui ospitati nel Settecento. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Piacere, Pierangelo. Vi accompagno all'interno di questa bella abitazione. Qua abbiamo ancora il pavimento originale in cotto, le volte a crociera e quindi nessuno ci ha mai abitato qui. No, perché questa, adesso lo vedete, utilizzato come deposito, ma erano i fienili soprastanti le scuderie di cui vi parlavo prima. E questa è una porzione che ci permette ancora di immaginare gli spazi all'epoca di costruzione della Mandria nella loro integrità. Tra l'altro io qua vedo le damigiane ma non vedo il vino. Ormai è tradizione che io faccia i video in posti che contenevano cibo ma che adesso sono miseramente vuoti e abbandonati. Ecco, le abbiamo già controllate, purtroppo la tradizione continua. Ecco qua la piazza della Mandria. Qua siamo proprio centrali. Ecco, e si vede tra l'altro benissimo il timpano sopra il quale ci troviamo, che è uguale dall'altra parte, che è identico all'imbocco del canale di Caluso sotto il tunnel che hanno scavato a San Giorgio. Praticamente sa che l'acqua che irrigava i campi dava da bere a questi cavalli. Sì. Che dall'altra parte erano parecchi. Esatto, si dice circa 800 cavalli. Senz'altro l'acqua era importantissima. Ecco, l'hanno presa dal canale di Caluso, che era un canale che già esisteva e all'epoca, con l'occasione, l'hanno prolungato fin qua, scavando pure sotto la collina di San Giorgio. Grazie mille. A lei, a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci.
Questa grande piazza non aveva un ruolo solo monumentale. All'epoca, dato che i cavalli stavano sempre all'aperto e mai nei box o nelle scuderie, in caso di pioggia chiudevano i quattro ingressi di questa piazza, i cavalli stavano sempre all'aperto, però la possibilità di rifugiarsi sotto i portici, che tra l'altro vedo adesso che sembrano nuovi. Sono stati restaurati, o meglio messi in sicurezza, oramai qualche anno fa dall'associazione Promandria, con un patto di cittadinanza attiva nei confronti del comune di Chivasso, che è proprietario di questa porzione di fabbricato che era abbandonato. Campanile senza chiesa è un'altra caratteristica che stupisce un pochino i visitatori, perché... Ma è della chiesa o del comune? È nato con la Mandria. È proprio il campanile, sì, della tenuta. Sì, sì. La parrocchia di Sant'Eligio è nella porzione più a sud e qui il campanile invece è sul fabbricato principale. La cappella della tenuta, costruita per volere del re che chiedeva autorizzazione a vescovo proprio al termine della costruzione dei fabbricati, è dedicata a Sant'Eligio Vescovo, protettore degli orafi e dei maniscalchi. Quindi, dato che il maniscalco stava poco più in là, esatto, non poteva mancare la dedica a Sant'Eligio. E quindi questa è la parrocchia più piccola della diocesi di Ivrea, associata alla parrocchia di Chivasso. Tu sai dire quanti parrocchiani ci sono qui a Mandria? Esattamente no, perché la diocesi raccoglie anche quelli che stanno sotto altri comuni, cosa che non abbiamo detto, ma effettivamente Mandria è a ridosso dei confini amministrativi del comune di Rondissone e del comune di Mazzè. La cosa che secondo me i parrocchiani non sanno quando vengono ad ascoltare messa, che all'epoca in tutta la struttura di allevamento doveva esserci necessariamente un momento in cui il cavallo andava a doversi accoppiare. E questo luogo dov'è che lo facevano? Proprio al di là della parete. E non so se secondo me l'hanno fatto apposta, forse anche come benaugurio, no? Avere la chiesa accanto in modo tale che portasse bene. È la buona riuscita dei parti. Questo sul trattato del Brugnone probabilmente non c'è scritto, vero? Sì, sui testi dell'epoca che racconta come funzionava tutto, secondo me la parte del Giosa è tralasciata. Tra l'altro, una cosa interessante di Mandria è che è stata realizzata seguendo tutti i principi dell'illuminismo, cioè di un periodo in cui la razionalità era regina, tutto doveva essere razionale. E Giovanni Brugnone, che era stato il primo direttore della scuola di veterinaria di Torino, ha scritto un trattato dove parlava solo della Mandria e di come doveva funzionare l'allevamento dei cavalli. Quindi questo era l'esempio perfetto di come dovesse funzionare. È un po' la realizzazione in opera di quello che era previsto sul trattato del Brugnone, con alcune varianti più o meno significative, sì, ma comunque che lo ricalca per la gran parte. Queste sono appunto le stanze dei palafrenieri, ma non sono sempre state utilizzate, come abbiamo già ricordato. Sicuramente gli affittavoli successivamente hanno usato per altro, ma poi soprattutto mi raccontavi che nel periodo della fine della Prima Guerra Mondiale c'erano i soldati polacchi e quindi questi affreschi risalgono a quel periodo. Sì, perché tra il dicembre del 1918 e giugno-luglio del 1919 la Mandria ha ospitato, come si diceva, questo reggimento polacco che andava ovviamente via Parigi, l'intenzione era quella di andare a liberare la Polonia occupata, e quindi questi ospiti, che in gran parte all'interno dei padiglioni erano gli ufficiali, hanno lasciato traccia del loro passaggio, in questo caso uno dei pochi casi, con questi stemmi araldici che non siamo riusciti, anche con gli amici delle associazioni polacche, a riaccostare quelli che potessero essere il reggimento all'araldica loro. Sono una testimonianza del passaggio di questa armata. Molto interessante, perché sono dei motivi che ricordano molto le decorazioni di stile Liberty, perché stiamo parlando del 19, quindi... Sì. Esattamente di quel periodo, con elementi floreali e lo stemma medievalizzante, che non so, un po' se lo saranno inventati loro, o magari è un qualcosa delle firme delle proprie famiglie. Siamo proprio al centro della piazza di Mandria, dove c'era l'antico abbeveratoio, che ovviamente serviva ad abbeverare tutti i cavalli. Adesso anche io ho un po' sete, quindi andremo anche noi ad abbeverarci magari un attimo.
Beh, visto che prima con le damigiane vuote, esatto, tutto, vediamo di trovare del vino per davvero. Sì, e con quello direi che concludiamo la nostra puntata di oggi. Io ti ringrazio tantissimo per avermi fatto scoprire delle cose che non conoscevo di Mandria. Grazie a voi, grazie, arrivederci alla prossima occasione allora. Grazie a te, a presto. Grazie. Io verrò qua a maggio alla festa di Sant'Eligio a bere e mangiare. Fate altrettanto voi perché merita veramente. Vi aspettiamo. Allora, ci troviamo davanti all'ingresso che era la stanza dello speziale, quindi qua c'era lo speziale che veniva e prendeva le spezie per curare i malanni dei vari cavalli, ma noi i nostri malanni, veri o immaginari che siano, ce li curiamo col sangue di vipera, che è una specialità locale che esiste solo qui, non un metro più in là, e va bevuta così. Stefano, attenti, pronto, eh? Devi prendere il bicchiere e metterlo tutto in bocca e masticare e mandare giù pian piano. Qui ci vedete voi? No. Insieme. Tutti e tre insieme. Tutti insieme. Questa è una tradizione. Sì, assolutamente. Io mi tolgo anche il microfono. Mi devo togliere anch'io. Sì? Vabbè, ciao a tutti allora, grazie. E voilà, sì, ma tanto se sta così ci sentono. Ma che paura. Dai. Ci. A verde canavese. A verde canavese.